Ed eccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci avevamo lasciati, ovvero subito dopo la boss fight e dopo anche un periodo in cui non abbiamo registrato un granché, anche perché il computer è andato a puttane. Ora con queste nuove ventole in teoria il problema è risolto, però fanno un po' più casino, spero non si senta, cioè in teoria in post-produzione dovrei averlo sistemato. Credo, spero, non lo so. Però nel dubbio ora possiamo ricominciare a cazzeggiare. E ricominciamo fin da subito prendendo questo oggetto mistico che non serve a un cazzo. Schegge di luce stellare. Bene, allora. Noi stavamo cercando la strada verso Villa Vulcano. E visto che ci sta tutta sta roba bella qui, quasi, direi che possiamo esplorarla come si deve. Perché da qua in avanti tipo tutta la strada dritta fino a Villa Vulcano, no? Credo? Non lo so, sapete? Sì, da qua mi sa che è arrivato, quindi potrei passare di qua facendo un salto mistico. Sì, questa è un'area completamente nuova, quindi tutto dritto per dritto possiamo cominciare a esplorare qua. E l'esplorazione dell'area di prima, sti cazzi, la facciamo dopo. Vamos. Vai capra pazza. Ok. Marionette. Madonna, la fatica. Che cazzo si scende dal cavallo velocemente? Scusate, non mi ricordo. No, non così. Non è nemmeno così. Oh cazzo. Vedete che dico, sti cazzi, non faccio troppi esperimenti. Perché vi ricordo che comunque sono passate quasi 3 settimane dall'ultima volta che ho giocato. La fatica. Muori. Ok, ci siamo. Ora, vediamo se mi ricordo bene. Ok, perfetto. Era il tasto L3. Ora andiamo a massacrare anche l'ultimo, che poverino dalla distanza guardare i suoi amichetti morire e non ha fatto nulla per intervenire. 330 anime. Beh, non male. Anche se forse dobbiamo tornare indietro, sapete? Cioè, aspettate un attimo, quante... Eh sì, torniamo indietro. Sì, decisamente. Perché il livello meglio farlo fin da subito e... Era sempre in destrezza o in forza? Aspettate, in che cazzo mi serviva il livello? Penso in destrezza. Fatemi ricontrollare. Che la spada serviva 22, beh. Dove cazzo sta la spada? Manco la ritrovo. Ecco qua, sì, 22 destrezza. Ok, raga, manca poco. Tra un livello potremmo utilizzare lo spadone. Nuovo livello, destrezza. E a essere onesti, se io volessi, potrei pure fare una cosa brutta. Cominciare a buttare via alcune delle mie armi giusto per fare il livello prima, sapete? È una cazzata, però. Vediamo se ci bastano. No, mi sa di no, sapete? Le devo utilizzare proprio tutte. Ah, bella, per adesso le teniamo. Dopo, quando arriviamo tipo a 40-50.000, torniamo indietro e livelliamo. Per adesso, torrent, vamos! Non lo nego, il gioco mi è mancato veramente tanto. Dai, su. No! Muori. E anche tu. Muori. Anzi, in teoria questi qua non è che li posso fulminare dalla distanza, scusate. Primo ultra caricato. Ok, l'ultra caricato funziona. Quello classico. Quello classico se non mi notano pure. E se invece mi hanno già visto non lo so. Non dovremmo sperimentare. Altre rune. Mi faranno molto comodo. Comunque roba gratis. Non si rifiuta mai. Attenzione. Bastardo. Ah, ci sono altri di quei cosi. Attenzione, dobbiamo caricare qua perché sennò sono troppo lontani. No, sono proprio troppo lontani e basta. Vabbè, da qua invece abbastanza vicino, no? Sì, al pelo proprio. E esplodi. Che bello poter sprecare il mana così. Loro bello. Ok, qua si può scendere. Là dopo si poteva risalire. E tecnicamente la mappa sta là. Dove sta? La vediamo? Sta lì da qualche parte? Dove sta? Là più o meno. Aspettate. Sapete che non la vedo. Può essere che non serviva veramente arrivare fin qua e abbia fatto tutta sta strada a cazzo di cane? No, ci rimarrei malissimo. Perché cazzo è la mappa? Boh, non lo so, meglio se scendiamo e poi controlliamo, dai. Torrent! Nel dubbio.
Controlliamo ancora. Sì, il punto precisamente è quello lì. Vabbè, giù. Iniziamo tutto un attimo, scusate. Permesso, fate passare. Dove cazzo sta? No, raga, non c'è. Dov'è il mio frammento di mappa? No! Non può essere che semplicemente non c'è, dai! Che cazzo! Mi devo buttare giù così? Ma penso sia stupida come cosa. Là c'è, attenzione! Sì, mi sa che mi devo buttare però da qui. Ok, già mi stavo preoccupando per niente. Ignoriamo un attimo le manine, scusate, permesso, grazie mille. Sì, con calma, con calma. Fate finta che io non ci sia. Sono invisibile, non mi vedete. Oh cazzo! Mappa Monte Gelmir, ottenuta. Ok, ora fuga! Torniamo dove stavamo prima. E qua riesploriamo pure, sì, però con calma, con calma. Ripartiamo da dietro. Oh cazzo. Via! Via! Ah, attenzione, è un seme. Vabbè, lo prendo al volo, dai. Ok, in teoria. Da qua potremmo ripartire. Continuiamo la mappa. Ah, che bella! Non ci sono nemici vicino, eh? No. Ah, finalmente ci siamo riusciti, ragazzi. Quanta cazzo di fatica! Madonna! Quindi, ok, siamo arrivati qua. Da qua ci siamo buttati giù. Però tutta questa parte qua potremmo ancora esplorarla. Ok, sì, esploriamo tutta questa parte qua intorno. Prima di tuffarci nell'abisso. Però prima di tutto devo prendere qualcosa, eh? Scusate, non posso lasciare. Controlliamo se c'è qualcosina qua intorno. Attenzione, altro teschio. E su. Oh, qua andava la diga. Tra l'altro, ora. Quanti semi c'ho? Ok, tre. Ne servono quattro, penso, però. Ok, quello sta ancora correndo. Qua vicino sembra non esserci altro. Ok, troviamo un buon punto dove poterlo attaccare. Dove cazzo sta, però? Qua si aspettano le ore ora. I secoli proprio. Intere ere geologiche, porca miseria. Ma me lo perdo. Attenzione. Yeah! Cenere di guerra fino in fondo. Un altro attacco speciale per l'arco che io non uso. Quindi andiamo avanti. Comunque, quello che cavolo è? Cioè, all'inizio avevo skippato, però. Molto strano. Non lo so. Ma sto alla larga per adesso. Magari la mia memoria fa cagare, ma ricorda un pochettino la Belva, no? Già, cioè, è presente? Quella che voleva mangiare la morte. Spero non sia lei. Ciao! Aia! Penso di scendere più velocemente. Minchia! Quanta cattiveria! Mo' ti brucio l'anima, lo sai, vero? Penso che mi sia dimenticato che tu sei allergico al fuoco, praticamente. Brucia! Brucio pure con la bomba, bastardo! Stronza! Pietra da forgiatura funerea di grado 4. E qua posso ricominciare a farmarle? O potresti, se lo volessi? Muori! E anche tu! Altre rune, ottima cosa. Torneranno molto utili quando fai l'ultimo livello di destrezza. E anche dopo. Ok, è stata via fatta quasi tutte. Siamo a metà. Anche poco più di metà, essere onesti. E quella è la zona che abbiamo esplorato prima. Cercando in maniera disperata la mappa senza trovarla. Madonna, quanto cazzo siamo in alto. Già. Sembra quasi impossibile arrivare qua. Abbiamo dovuto fare un giro pazzesco per arrivare qua sopra. Ma alla fine ci siamo riusciti. Pietra funerea? Esatto. Oh, una mano. Ah, sì, la mano grossa di prima che stava proprio vicino alla mappa. Vero? Me l'avevo completamente dimenticato. Beh, voi due intanto morite, grazie. Anzi, voi tre morite. Anzi, voi quattro morite. Ok, buono così. Quella sta rincoglionita proprio al massimo. Corre contro gli alberi. Vediamo se la posso beccare da qua. No, non me la allocca mai la vita. Non la vuole lockare, bastardo il gioco. Allora facciamo lock manuale. Yeah.
Stronzo. Allora qua sto segnalino potrebbe anche scomparire magari. No, non mi posso avvicinare così tanto. Vabbè, togliamo in maniera manuale. Ecco qua. Che bello. Ah, è vero, abbiamo ottenuto la mappa, quindi dobbiamo anche leggerla. Me la stavo dimenticando. Il monte Gelmir, sulla cui sommità sorge Villa Vulcano, è dominato da rupi scoscese e uccelli minacciosi. Caratteristiche che si sono inasprite dopo la disgregazione. Quindi prima stava messo leggermente meglio, ora fa proprio cagare invece il posto. Cioè si crepa con estrema facilità. Però a noi piace la sfida, dai. Sblocchiamo la nostra nuova grazia. Mentre la gente si suicida a caso. Ah, che bello essere tornati. Io pure il coso. E già che ci siamo, volendo... Vabbè, prima di tutto dovrei anche attivare la lanterna, che dopo mi torna utile. Però, stavo dicendo, volendo, potrei attivare il coso per farmi evocare. Vicino e lontano. Tu che ci fai qua? Sonno? Si sta facendo una pennichella bella vicino al fuoco per non prendere freddo. Che cazzo è quel coso? Cioè, prima non sembrava così brutto. Porca miseria, Cthulhu! Madonna! A cavallo? Ma che sconto a cavallo? Qua devi darti la gambe. Ovviamente io controllo dietro perché voglio vedere tutto quanto. Non è che c'ho paura di affrontare quel coso, no. Hangover, quanti cazzo siete? Ma muori. Ancora. Ma minchia, avete cagato il cazzo. Sono in 800 sti stronzi. Non si sa nemmeno da dove cazzo sono usciti fuori. Vabbè, mo sono finiti, spero. Allora, sto coso pare molto minaccioso. E scommetto che a cavallo con gli incantesimi lo fai fuori, che è una meraviglia. Però... oh cazzo, molta salute! È pazzo, è pazzo. No, è maledetto. Uff, che dolore. Non voglio gli abbracci. Mi fai schifo. Lasciami. Lasciami. No, no. Tu, lui, è lui, è lui. Posa rosso. Mi sto evocando proprio adesso. Madonna, manco mi hanno fatto aspettare. Hey. Wee. Oi. Oh no. Questa è una zona che non dovremmo vedere. Cazzo. Questo è Leyndell. No, ci stiamo spoilerando tutto. Ok, non mi faccio evocare più, raga. Ho capito, ho fatto la cazzata. Madonna. Non guardare, non guardare. Senza aiutare. Cazzo, sono sti cosi. No, raga, ci stiamo spoilerando roba. Sono un coglione. Mi ero completamente dimenticato che... prima, una volta ero arrivato qua e avevo pure preso il simboletto qua di evocazione. Spero non ci faccia veramente esplodere tutta l'area, che sennò io muoio dentro. Dai, io rush fino a un boss veloce. Un mid boss, dai. Un boss a cazzo di cane giusto per farmi andare via, ti prego. Ah, è morto. Sì, è morto. Che bello. Non sono mai stato così felice di vedere l'ospite morire. Mi devo allontanare un attimo. Devo subito togliere il coso. Madonna, qua abbiamo rischiato tantissimo, raga. Per fortuna abbiamo visto poca roba. Ah no, ok, non si riattiva da solo. Ok, ok. Ora posso concentrarmi su sto coso. Teoria. Un bel decadimento di Exiges. Così, in amicizia. Perfetto, beccato in pieno. Dai, che mo corre. No, non corre, strano.
cazzo! Ma questa mossa non l'ha mai fatta! Sto cheater di merda! Ma quella mossa era completamente nuova, ma che è sta novità? Vabbè, per fortuna che in teoria qua siamo molto vicini e questi nemici che sono qua dietro credo di poterli ignorare. Cioè basta che non gli corro in faccia, beh? Non lo so, c'ho i dubbi. Allora, prima di tutto, rune. Seconda cosa, sì, proviamo di nuovo con il decadimento di sta ceppa. Ah, vero, so fatelo perché mi manca... Uff. Muori! Oh, cazzo. Pure in fatelo ti faccio il culo, tiè. E beh, usiamo... Ma sì, usiamo altre 7 runiche, sti cazzi. Lacrime di larva. Quindi questa è una larva? Non lo so, ma faceva decisamente schifo. Lanterna, vieni a me. Madonna, però quanta gente è morta qui. Creatura malevola. Ancora più avanti? Non ce n'era una per 2 secondi fa? Madonna. Più avanti non troverei giù. Dove stiamo finendo? Scusate. Siamo arrivati qua. Ok, questa è la zona della boss fight. Quindi stiamo facendo tutto quanto il giretto qua sotto. Ok, capisco. Quindi sarà un vicolo cieco dove magari troviamo qualcos'altro di interessante. Anche perché di roba veramente interessante fino adesso non l'abbiamo trovata. Cioè, ok, questo nemico qua era abbastanza caruccio, però non ha droppato nulla di particolarmente utile. Quindi da solo non basta giustificare l'esistenza di quest'area. Comunque sì, probabilmente ora potremmo già fare il livello della spada, però andiamo avanti un altro po'. Giusto un pochetto, no? Capite? Dove cavolo stiamo finendo? Cioè... No, oh cazzo. Dai che lo becco. No, non l'ho beccato, sono un coglione. Muori! Oh no, gridi! Muori, ti prego! Sì! Aia! Sì, quando c'è il danno questi cosi sono molto più fattibili. Lacrima di cristallo rigida e cellule celate. Questa stabilità incrementa. E quest'altra annulla il consumo di PA? No, ma sta cosa è fighissima quando c'è un qualcosa di veramente potente. Tanta roba! Che tipo, mi ricordo ci fosse una combo speciale dove c'è l'incantesimo, cioè, sento, no, l'incantesimo da mago definitivo, il raggio della morte che fa tantissimo danno, che in teoria puoi continuare a farlo all'infinito fin quando c'hai mana. E con questa lacrima qua, cioè, il mana è infinito, quindi... One shot il mondo. Figo. Chissà se l'hanno nerfata sta cosa, o se si può ancora fare. Dove siamo finiti? Ah, siamo tornati fin qua? No, aspetta. Mi stai dicendo che
Potevo esplorare tutto partendo pure. Ah no, di qua non potevamo arrivare perché era l'altra parte del ponte. Ok, mi sembrava strano. Aspetta, ma sì, era veramente così. Sì, siamo passati da qua. Ricapitolando, siamo scesi qua. Poi siamo passati qua sotto, credo. Siamo arrivati qua in teoria. Poi qua abbiamo esplorato. Siamo andati qua dietro. Siamo arrivati qua. Vero? Mi sono perso qualcosa? Non lo so, dopo diamo un'occhiata ancora più approfondita. Però per adesso penso di sì. Penso che possiamo andare avanti senza problemi. Spero. E qua che ci sta di bello? Sangue animale. Ma perché mettono sti troppi inutili, porca miseria? Questa è una delle cose più brutte del fatto che il gioco è enorme. Molto spesso trovi oggetti, ma sono oggetti di merda. Albero madre minore, però non sta messo molto bene, diciamo, no? Non sta molto in forma. Il fatto che abbia fatto nascere uno di quei cosi ulcerosi ne è una leggera controprova, no? Leggi messaggio. Furtività e poi veleno. Ma che furtività e veleno? Se sei un vero guerriero, gli fai il culo in faccia. Anche perché, se onesti, cioè, questi qua, anche se sono lo stesso nemico, non hanno nemmeno un decimo della difficoltà di quello iniziale. Cioè, una volta che affronti l'incubo, tutto il resto diventa più easy, diciamo. Che noi abbiamo affrontato sia quello nella zona tutorial, che era difficilissimo. Poi abbiamo affrontato pure un altro che è a pseudo endgame. Stava vicino Radan, che pure quello non scherzava. Per le statistiche, intendo. Questi qua, invece, sono i classici merdoni che abbiamo incrociato tipo 3 volte negli ultimi episodi. Ed è abbastanza easy. Ok, sì, penso che possiamo cominciare a tornare indietro. Ora, in teoria, ho già il livello assicurato perché tecnicamente ce l'avevo anche prima, però non c'avevo voglia di consumare tutte le rune. Cioè, tecnicamente volevo avere una runa di ogni tipo, così, per collezionarle. Che non si sa mai quando tu smetti di dropparle, perché, ok, quelle di livello 1, 2, 3, le trovi tipo ovunque. Ma magari quelle di livello 9, 10, 11, no. Sono un po' più rare quelle. Sì, avevamo passato proprio là sotto, esatto, però qua sotto. Cioè, qua la grazia, infatti. E qua più avanti potremmo andare, ma potremmo semplicemente cadere e nient'altro. Vero? Esatto, c'è la morte. Perché quello che la mappa fa vedere non è la strada qua davanti, ma il ponte sopra. Ma sto coso? Non l'avevo visto proprio. Lord Rickard, se la tua blasfemia non porta altro che morte e disfacimento, allora non posso chinare il capo. Nessuno può. Beh, a quanto pare, a giudicare da come sei finito, Lord Rickard non ha apprezzato. Ah, vero, qua c'è sta altra roba. Vabbè. Mori. Cazzo! Oh no! Cazzo! Caricato in culo! Che... E con questo... Sì, penso che non ho bisogno di tornare più indietro di così. Fermiamoci qua, da grazie facciamo il nostro livello. Per il quale abbiamo bisogno... Ah, 24.000 rune. Un totale di 87. Destrezza 22. Ora possiamo utilizzare la spada, che in teoria possiamo anche livellare un'altra volta. Sbaglio, scusate. La labarda sta più 9. La spada sta più 8. Però intanto possiamo già cominciare a vedere i danni, no? C'è qua un'ottima cavia. Anzi, in teoria qua ci sono delle cavie anche migliori, perché sono meno pericolose. Anzi, volendo potrei anche fare questa cosa stupida, che sì, andrò in Fatrol, però sti cazzi. Tanto io sono coraggioso, quindi non temo il Fatrol. Lentezza, aiuto. Ora, qua c'erano dei nemici. O bastardi. Ecco, prima questo lo voglio fare a pezzi istantaneamente. E quegli altri almeno li posso one-shotare con tranquillità. Ok, ciao zio. 5,94. 511. Oh sì. E posso ancora livellarlo. Ragazzi, è arrivata l'era della spada, che potremmo cominciare a utilizzare come si deve a partire dal prossimo episodio, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!